questa attività proseguirà. Un investimento di 15 milioni di euro per la nuova questura che verrà realizzata in tempi record. Dopo 25 anni di dibattiti, ieri è stato messo nero su bianco l'impegno delle istituzioni. Il protocollo d'intesa è stato firmato alla presenza del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, in collegamento da Roma, della direttrice nazionale del demanio, Alessandra Dalverme, e del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Ingenti gli investimenti dello Stato sulla città, per un totale di circa 40 milioni di euro, che comprendono anche 9,5 milioni per l'ex intendenza di finanza di Piazza del Popolo, 7 milioni e mezzo per Rocca Costanza e altrettanti per l'intervento su alcuni beni all'interno della caserma del Monte. Si comincerà proprio dalla nuova questura di fronte all'ospedale San Salvatore, che sarà pronta per gli appuntamenti con Pesaro Capitale della Cultura. L'importo che abbiamo messo, il sito trovato in 448, i lavori che chiudiamo nel 2024, è epocale. Stiamo parlando anche di un impegno che riguarda, cioè, il tema della sostenibilità, dell'abbattimento dell'uso del suolo. Cioè, oggi per noi è una priorità il tema delle rigenerazioni delle città, quello che sta facendo il sindaco come rigenerazione di quell'area, se si unisce al compendio che stiamo rifunzionalizzando. Cioè, è un'operazione strategica, stiamo parlando di una piccola città che ha un'operazione strategica molto importante. Rimarcata più volte anche la stretta sinergia fra i due ministeri e la collaborazione con la soprintendenza di beni culturali, che in passato è mancata. Il protocollo, ha detto Guerini, è la risposta alle esigenze di Pesaro. La difesa sta facendo molte operazioni come questa in tutta Italia. Dobbiamo razionalizzare la nostra presenza e qualificarla sempre di più, ha aggiunto, mettendo a disposizione le aree importanti per le comunità locali. A smorzare le polemiche ci ha pensato il primo cittadino. Noi vogliamo fare le cose, basta discussioni, basta polemiche, basta, non se ne può più. Le abbiamo provate in tutti i modi. La caserma militare è sempre stata individuata come il luogo ottimale, da 30 anni. Sembrava impossibile, adesso che è diventata realtà si vanno a fare le pulci. Fra l'altro il direttore regionale sta lavorando sulla massima superficie possibile, che mi pare siano circa 6.000 metri quadri. Quindi basta polemiche e per favore, insomma, evitiamo sempre di fare i piccoli provinciali anche quando teniamo cose storiche per la nostra città, perché sono poche le città in Italia che hanno un investimento del demanio di questo tipo. In più mettiamo insieme Ministero della Difesa, Ministero degli Interni. Chi ha seguito la vicenda negli ultimi 20 anni sa quanto è stato complicato, cioè è una cosa che raramente è avvenuta se non in questi anni.